Gino Venturi, la UIL organizza un corso sulla cannabis, farmaco e droga. Perché questa iniziativa? Quando ci hanno detto i tanti e acclarati benefici della cannabis in quanto farmaco, siamo rimasti stupefatti. A fronte di ciò, però, ci viene segnalata una forte ritrosia d'origine più che altro culturale nella utilizzazione di questo farmaco. Da qui è nata l'idea di un corso vero e proprio rivolto alle professioni sanitarie. Il corso è accreditato dal Ministero della Salute. È rivolto appunto a tutte le professioni sanitarie e io sono particolarmente contento che abbiamo il patrocinio e il sostegno dell'Ordine dei Medici, dei farmacisti, dei veterinari e degli psicologi. E, tra l'altro, al corso interverrà anche l'assessore regionale alla sanità Luca Barberini e il segretario nazionale della UIL FPL Michelangelo Libranti. Il corso ci sarà il 4 novembre. Come si articolerà? Sarà in una sola giornata? Quali saranno i punti salienti di questa iniziativa? Allora, il corso sarà, come dicevo, il 4 novembre presso l'Aula Magna della Facoltà di Medicina dell'Università di Perugia, sede a Terni. Tra l'altro ringrazio molto l'Università che ci ha dato il patrocinio, ne siamo particolarmente orgogliosi. Inizierà la mattina alle 8:30, finirà alle 18:30, è completamente gratuito e rilascerà i crediti perché il corso, come dicevo, è accreditato nell'ambito del programma ECM, che è Educazione Continua in Medicina, e tra l'altro i crediti sono anche rilevanti perché sono 8,9 crediti. Per iscriversi? Per iscriversi ci si può rivolgere ai rappresentanti sindacali della UIL nelle aziende, agli ordini professionali o venire direttamente nella nostra sede in via Pacinotti qui a Terni.